Mollà. Ah belli, se mi faccio i canne sì. Luciani, stasera in ufficio c'è il mio collega appena arrivato, 6:30, si mette le cuffie e dalle cuffie è stato seduto davanti a me e sento la sigletta. Gli dico, scusa, ma ascolti la zanzara? E fa, ma qualche volta. E gli dico, togli le cuffie, alza il volume, io sono malato di zanzara. Siamo al top. Hi, I'm Hannah from Hull, England, and La Zanzara is the best radio program ever. La Zanzara makes me horny. Beh, Cruciani, quando gli ascoltatori parlano della Boldrini mi viene da ridere. Come ti prosti, come ti supini su questa cosa? Crucià, caccia i coglioni, Cruciani! I coglioni, cazzo! Tanto, quella alle 8:20 è uscita di casa e ha ascoltato la radio, sicuramente non è la zanzara. Questo ha ascoltato qualche programma di merda tipo RTL, con quei perbenisti, buonisti, eccetera. Noi qua vogliamo sangue e merda, sangue e merda! Sì, ragazzo mio, però non è che se uno dice delle puttanate, per me va bene comunque, basta che dice delle cose pazzesche, delle cose che spaccano, eccetera. Se uno dice che è giusto sparare una persona, in questo caso la Boldrino o altri, io che cazzo volete che vi dica? Che ha ragione quello? Per me è un criminale, punto e basta. Certo, dunque, di che parliamo? Dai, su. Uno politicamente può prendere tutte le posizioni che vuole, politicamente può dire ha sbagliato, può anche usare parole forti, per carità, ma la violenza è un altro discorso. Caro David, l'Italia è un paese piuttosto bizzarro. E anche bizzarro. Le parole forti vanno sanzionate. Questo ma è il questo passaggio secondo che io la legge può darsi ulteriore. La legge, quello lascialo molto decidere sanzionato. Ai magistrati, lascialo decidere ai giudici. Allora, c'è un legale che pare che sia l'avvocato del signore Innocent, che è in galera per essere sospettato di avere ucciso Pamela. Il quale ucciso e poi massacrato, ucciso, ma magari non l'ha uccisa, brutale. Magari è stato overdose, ancora non si sa. Non ecco si sa. Perché il nigeriano potrebbe essere subito scarcerato. Cioè, la notizia è che potrebbe essere subito scarcerato. Cioè, l'Italia è questo, potrebbe mettere in libertà questo signore. Io non credo che questo accadrà. Come no? Non allora, rispetto alle contestazioni della procura, accadrà. Il GIP non ha ritenuto sussistere a suo carico gli elementi iniziali dell'omicidio. Per vilipendio la pena minima è di 3 anni e quella massima è di 6, per l'occultamento fino a 3 anni. Quindi, dovendo scegliere, per esempio, Osegale potrebbe ricevere una condanna a soli 3 anni. L'indagato non è stato messo in libertà per mancanza di un domicilio, ma quando dovesse trovare il domicilio potrebbe essere rilasciato. Cioè, se non gli contestano l'omicidio, se non gli contestano, ripeto, dipende l'omicidio, dipende se lo ha commesso o no, potrebbe questo essere è già rilasciato, una roba, ma è quello che c'entra, mica lo si decide adesso. Se